stiamo bene perché è appena finita l'estate e abbiamo fatto un bellissimo tour e pensiamo che il palco sia la nostra vera dimensione, il nostro habitat naturale. Siamo passati a Gué Pequeño, ma semplicemente perché c'era un po' l'esigenza da parte di tutti e tre, forse qualcuno di più, qualcuno di meno, però io personalmente sentivo proprio l'esigenza di mettere qualche elemento di freshness su un brano comunque che ha un'ispirazione fortissima al mondo di Alan Parsons Project, al mondo di fine 70, inizio 80. Infatti abbiamo riprodotto, tra virgolette, quel tipo di sonorità suonando tutti gli elementi, che fa un po' strano in questo contesto storico, ma ci sentivamo di richiamare proprio quel tipo di sonorità. E per bilanciare quella estrema, io dico, puzza di sala prove, puzza di strumenti proprio che dopo ore che li suoni, con un personaggio che è sicuramente uno dei massimi esponenti della scena hip hop, non solo la nuova scena hip hop, ma che ha una credibilità estrema. Tra l'altro lui veramente è stato un professionista, veramente è stato un professionista, perché a prescindere dal rapporto amicale che abbiamo, si è comportato proprio in maniera perfetta su tutto, sia nell'interpretazione del testo, perché sai, a volte fare una collaborazione non è che funziona a prescindere a livello artistico, bisogna entrare uno nel mondo dell'altro. In questo caso lui, che è Gué Pequeno, è entrato nel nostro mondo, cercando di adattarsi sia nella parte lirica che nella parte proprio di sound, perché serviva sicuramente una parte melodica, e nella prima parte della sua strofa è molto melodico lui, e poi è entrato il Gué Pequeno della scena hip hop dell'inizio di Gué Pequeno. Mi ricordo che uno dei riferimenti era uno dei nostri brani preferiti di Gué, Eravamo Re, si chiama il brano, e quando l'abbiamo ascoltato abbiamo pensato tutti e tre alla stessa cosa, ha fatto esattamente quel mix lì. Infatti subito l'ho sentito ringraziandolo perché aveva dato l'upgrade alla canzone. Los Angeles sì, l'ho scritta io, e ovviamente Gué Pequeno, con un'altra persona che è un mio fratello, un nostro fratello, si chiama Davide Petrella, e Los Angeles perché nel testo semplicemente la parola che... La parte che graffiava un po' di più era forse non ci andremo più io e te a Los Angeles. Penso sia una frase in cui si rivede un po' di gente, perché Los Angeles è un po' l'obiettivo, soprattutto di una coppia. E poi per noi c'è un motivo in più, perché abbiamo conosciuto una persona importantissima per noi che purtroppo è venuta a mancare il giorno dell'uscita di Pensare Male, e lui per noi è proprio Los Angeles. Ci sentivamo di dedicare qualcosa a questa persona che, ripeto, è molto importante per noi, è stata molto importante per noi, e lo è ancora. Inizieremo a suonare Los Angeles dal Club Tour, che sono queste quattro date che stiamo facendo, che sono un'esperienza diversa dal Summer Tour, dove magari ci sono tantissime persone in posti molto grandi. Abbiamo deciso di continuare a coltivare quel percorso che secondo noi è importantissimo per una band che si ispira al mondo britannico, che è quello del club. Il club è una dimensione molto più ristretta e sei proprio in mezzo alla gente, quindi saremo proprio a stretto contatto con le persone che saranno nella platea. E quindi inizieremo a suonare Los Angeles proprio in quella situazione. Secondo me anche quella sarà una bella esperienza, cioè riuscire a portare un pezzo nuovo in una situazione veramente intima, perché sono club piccoli rispetto a magari i concerti che abbiamo fatto quest'estate, però per noi è una cosa importante.
questa cosa qui è una ciliegina sulla torta. Cari lettori di sorrisi.com, noi vi diamo un bacio, un abbraccio, quello che volete, insomma. Un bacio.